I punti di debolezza di un team, di una startup, sono molto spesso anche i punti di forza. Un punto critico delle startup italiane è di non puntare abbastanza su team tecnici, ma cercare di far sviluppare all'esterno. La stampante, la Sherwood, ti permette di concretizzare quello che prima era quello che prima si fermava sul monitor di un computer. Prima si utilizzava tanto lo scotch, che ti permetteva poi ai primi piani di attaccarsi in maniera solida. Adesso abbiamo scoperto che con la classica lacca per capelli si crea un film. E da qua si può selezionare adesso il file. Sale il piano di lavoro e gli dice di muoversi su X, Y e Z, di depositare o non depositare la plastica a una determinata temperatura. Nel 2011, davanti alla macchinetta del caffè, ci è venuta l'idea di provare a fare qualcosa come un Fab Lab, che è un laboratorio di fabbricazione digitale, cioè un posto dove con delle macchine comandate dal computer si può costruire quasi qualsiasi cosa. In famiglia mia si è sempre fatto tutto, cioè dalla piastrella a costruire gli attrezzi, mio nonno, mio bisnonno. E quindi cioè, io ho sempre avuto un laboratorio in casa in cui costruire oggetti. E per cui abbiamo deciso di provare qualcosa di nuovo e quindi riprendere in mano il cacciavite. E è stato, diciamo, in concomitanza di un movimento mondiale che stava appunto muovendosi in questa direzione. Lo sviluppo del prototipo è una parte molto importante nello sviluppo della propria idea di startup, perché permette di dimostrare con qualcosa di fisico e tangibile che quello che si è pensato, che si è ideato, è poi all'atto pratico in grado di funzionare o di operare come lo si descrive. E noi siamo partiti con le nostre idee e ci siamo scontrati con la realtà, come succede al 99% delle startup. I costi e la burocrazia sembra che facciano di tutto veramente per metterti i bastoni tra le ruote. Ci sono ancora pochi soggetti disposti veramente ad investire nelle startup, quindi per cui abbiamo un problema di qualità dei progetti da un lato e un problema di qualità dei finanziamenti dall'altro. E soprattutto la difficoltà nel trovare finanziamenti è data dalla grande difficoltà nel fare exit, quindi il fatto che non ci siano dei compratori per le startup e le società che poi crescono fa sì che sia più difficile che ci siano degli investitori pronti a investire. Oggi è in realtà Berlino il nuovo cuore pulsante del movimento startup europeo e anche di conseguenza i fondi di investimento che un tempo erano tipicamente inglesi stanno cominciando a guardare con tantissimo interesse la piazza berlinese e di fatto a delocalizzare la loro attività principale su quella piazza. Milano e la Lombardia per le startup hanno sicuramente dei vantaggi perché essendoci qui storicamente da sempre le sedi delle più grandi società internet italiane ma anche internazionali, ci sono parecchi talenti e c'è esperienza. La mia speranza personale è che anche in Italia, in particolar modo a Milano, sia possibile ricreare questo ecosistema e far sì che da qui a qualche anno sia Milano il cuore pulsante del movimento startup europeo e il luogo fisico in cui anche gli investitori dovranno guardare con tanta attenzione al movimento delle startup. Il lavoro in una startup è per definizione flessibile, nel senso che la startup oggi c'è, potrebbe non esserci più tra 7 giorni. Le ore di lavoro sono sostanzialmente illimitate, non ci sono orari. Spesso molte startup partono e crescono direttamente a livello internazionale in tempi strettissimi, per cui ci si trova a dover avere a che fare con fusi orari, con molti clienti distribuiti sulla crosta terrestre, fornitori che chiamano a tutte le ore e quindi vuol dire lavorare sempre. Gli incentivi maggiori te li devi dare da solo, cioè devi trovare tu gli obiettivi, devi trovare la forza. Nessuno appoggerà mai la tua idea quanto lo sai fare tu, quindi ci lavori, ti svegli all'alba e vai a letto alle 3 di notte. Perché in fondo è la tua idea, per cui nessuno sa proporla e portarla avanti meglio di te stesso.